Il piano operativo è lo strumento di pianificazione che definisce le funzioni, le possibilità e le destinazioni del territorio. Quindi interessa sia ai cittadini nel momento in cui vogliono ampliare la propria casa, sia agli imprenditori che decidono di apportare modifiche alla loro attività produttiva. Tutto questo è bene condividerlo con la città. Condividere con la città cosa? Sia la visione generale che questa amministrazione sta proponendo, quindi diciamo, cose di cui i cittadini magari hanno già visto interventi come il parco centrale, reversibili, il progetto del Pio, il progetto delle cascine di Tavola, eccetera, sia anche una condivisione di invece necessità che i cittadini possono far emergere a livello locale e territoriale nelle loro diverse potenzialità. Per questo, a partire dall'11 luglio al PEC, verranno promossi alcuni incontri su quattro macro temi e un tour articolato in 20 tappe per raccogliere le impressioni dei cittadini. Una sessione particolare è dedicata ai bambini. Quindi abbiamo organizzato, in collaborazione con il Comitato UNICEF di Prato, un percorso nel percorso per coinvolgere i piccoli abitanti, quindi partendo dalle scuole ovviamente. Lavoreremo con i bambini perché portano un punto di vista complementare a quello degli adulti, anche proprio per l'altezza del loro punto di vista e il modo di muoversi in città. Inoltre, il nostro principio fondamentale è che dove stanno bene i bambini, stanno bene tutti gli abitanti, per cui il loro è un contributo fondamentale in termini di benessere urbano.